Sei un carciofo! Ciao a tutti! E benvenuti qui nella nostra cucina virtuale! Oggi grandi protagonisti della nostra tavola, i carciofi! Da un po' di tempo! Sì, questo mese all'insegna dei carciofi, bravo, come potete ben vedere! E allora... oggi preparerò con voi e per voi una buonissima frittata al forno, ipocalorica, piena di verdure, i carciofi appunto, e soprattutto veramente, veramente buonissima! E se ve lo dice lui, potete credere. E allora spostiamoci sul piano del lavoro, sì, vabbè. E allora spostiamoci di là e andiamo a preparare insieme. Ed ecco gli ingredienti per la nostra frittata al forno con carciofi e ricotta, una prelibatezza leggera e gustosa. Ma che bella questa frittata al forno! Allora, carciofi e ricotta, parmigiano, uova, sale, pepe, quanto basta? Hai letto già gli ingredienti? No! Però sono 40 g di parmigiano reggiano, 4 uova, un cucchiaio o due, a seconda di quanto la vogliate ricca, di ricotta. Io durante la preparazione vi dirò i grammi che userò, perché io vado automaticamente ad occhio. Dillo che la usi tutta la vaschetta, dillo, no, ai nostri amici telespettatori. No, diciamo che è la stessa quantità di uovo, quindi un bel cucchiaione, per intenderci. Così, ognuno un cucchiaio. Vediamo come assaggiare? No, la nostra è una buonissima ricotta di pecore. E poi i cuori di carciofo, io ho le mani pulite, lessati e puliti, che poi taglierò a dadolini. Devono essere cuori, non fegati. No, solo i cuori. La quantità, io ho qui... Non ci confondere, vero, con queste cose, è vero? Mamma mia, ma ve lo portate a casa? Adesso faccio un giveaway e vincerete. Giveaway! Allora, penso che non parteciperà nessuno. Allora, è buona? Complimenti alla pecora. Beh. Non lo rimettiamo là. No. Ma poi lo rimettiamo, va bene? No. Lo riprendiamo pulito. Okay. Allora, qui io ho 10 cuori di carciofi tagliati a metà. Quindi... 4 uova, 40 g di parmigiano reggiano, 10 cuori di carciofi tagliati a metà, 4 cucchiaioni come quelli che vi ho fatto vedere di ricotta, sale e pepe, quanto basta. Cominciamo subito. Cosa ci servirà? Una teglia su cui dovrò mettere la carta forno, poi lo facciamo insieme, e due contenitori. E naturalmente le nostre inseparabili fruste elettriche. Cominciamo subito! Come prima cosa separiamo i tuorli dagli albumi. Montiamo a neve ferma gli albumi. Allora, visto così, belle belle montate e spumose, questa base da frittata al forno che sto preparando potrebbe anche essere benissimo un ripieno per una quiche salata. Se voi prendeste della pasta brisè e foderaste la teglia e versaste tutto questo, potreste fare qualcosa di ancora più ricco dal punto di vista calorico, aggiungendo anche la dose di carboidrati e grassi che magari qui manca. Io invece così la sto facendo in maniera più light, perché tutti i ripieni da quiche, specialmente se hanno le uova e la ricotta, diventano solidi e di conseguenza possono essere usati senza rivestimento calorico, che è la pasta sfoglio e la pasta frolla. O la pasta brisè, scusate. Nei 4 albumi quindi comincio a mettere i 40 g di parmigiano ed i 4 cucchiaiotti di ricotta, e vi dico esattamente in grammi quanti ne sto mettendo. 220 g di ricotta. Aggiungiamo sempre in questa terrina il sale e il pepe e passo tutto al mixer. A questo punto, con l'aiuto della spatola, riunisco tutto. Vedete, è abbastanza denso il composto, e piano piano aggiungo i miei albumi montati. Accendete il forno al massimo a 220 gradi ventilato. Noi lo accendiamo così a 220 gradi, ma poi nel momento in cui inforniamo scenderemo a 180 gradi. Pensiamo alla nostra teglia. Innanzitutto metto un foglio di carta alla base e chiudo, quindi ritaglio l'eccesso che fuoriesce. Ora faccio delle strisce, ungo leggermente un tovagliolino e bagno i bordi della teglia, così, in maniera molto spiccia, quindi appiccico la carta. Adesso versiamo il contenuto all'interno. Adesso prendo i miei carciofi e li taglio più o meno a fettine, così.
E adesso cominciamo ad incastonare così tutte le fettine di carciofo, una accanto all'altro, e poi le scendiamo tutte tipo domino. Bellissima. Adesso un filo d'olio, abbassiamo il forno a 180 gradi e poniamo questa meraviglia nella parte bassa del forno, forno ventilato. Ed eccola fresca fresca uscita dal forno. Guardate che bella anche senza la teglia. Mi piaceva proprio farvela vedere così in tutto il suo splendore. Eccola qui. Basta, vi lascio le foto veramente stavolta. Ci vediamo dopo. Avete visto com'è buona questa frittata, bella, alta, morbida e sicuramente ricca di gusto? Portatela a tavola e fateci sapere cosa ne pensano i vostri commensali. È buona davvero, salutare, è veramente, veramente un piatto anche primaverile. Mm-hmm. Bene, basta parlare, noi vi aspettiamo sempre sulla nostra pagina Facebook, su Instagram come Arte per Te, anche Due Cuori Una Cappa si rifà ad Arte per Te per le foto, quindi cercateci e trovateci e noi ci vediamo sempre qui. Sulle vostre tavole! Ciao!